sono ancora in tre: George, John e Paul. Ai tre si unisce Stuart Stu Sutcliffe, un ragazzo affascinante che assomiglia a James Dean. Dipinge, non sa suonare, ma è suo il nome del complesso. Sull'album da disegno scrive la parola Beatles, maggiolini, che John cambia in Beatles con la A, giocando con il termine beat. Stuart conosce Astrid Kircher, una giovane fotografa, e se ne innamora. È lei ad inventare lo stile dei Beatles. Abiti di pelle nera aderenti, stivaletti e capelli a caschetto. Forse se ne innamora anche John. Stuart decide di lasciare il gruppo. Vuole tornare a dipingere. John è geloso, di lui o di Astrid. Alla fine di un concerto scoppia una rissa e Stuart riceve un violento calcio alla testa. Da quel giorno soffre di continue emicranie. Improvvisamente, il 10 aprile 1962, muore. Pauline, sorella di Stuart, parla apertamente di un coinvolgimento di Lennon. È stato davvero lui a colpire Stuart? La loro era una semplice amicizia o, come insinua la sorella, una relazione omosessuale? Ma i misteri non finiscono qui. 27 agosto 1967. Londra. Il corpo senza vita di Brian Epstein, il manager dei Beatles, viene ritrovato nel suo appartamento. Suicidio? Incidente? Omicidio? E chi è Brian Epstein? Quale ruolo ha avuto nella storia del gruppo? Brian Epstein, omosessuale, ricco, colto, raffinato, conosce i Beatles durante un concerto. Ne rimane folgorato. Diventa il loro manager, modifica il loro look, li fa apparire come quattro ragazzi eleganti e ben educati. Li segue ovunque. È il quinto Beatle. Ah, 24 agosto 1967. I Beatles partono per un weekend al seguito di Maharishi Mahesh, guru della nuova dottrina, la rigenerazione spirituale, alla quale si sono avvicinati. È il primo viaggio senza Brian. Epstein, senza John accanto, è inquieto. Beve molto, si chiude in camera, poi più nulla. Al mattino viene trovato morto. Nella sua stanza, vuoti, 17 flaconi di pillole. Suicidio. Per quale motivo? L'autopsia stabilisce che il sonnifero non è stato ingerito tutto in una volta, ma si è accumulato nell'arco di 2-3 giorni. Un incidente, dunque. Ma si avanzano altri sospetti. Brian sarebbe stato vittima di un complotto originato dal fallimento della società americana che curava il merchandising dei Beatles. I funerali di Brian avvengono in forma privata. I Beatles non vi partecipano. E così. Questo filmato introduce un tema che non abbiamo toccato finora, ma che va toccato. Quello dello spettacolo, voi lo sapete, lei meno perché all'alterna, lei ancora meno perché scrive saggi. Quello dello spettacolo è un mondo duro, dove si rischia ogni esibizione di continuare o di cadere, più o meno. Le droghe aiutano? Aiutano? La droga aiuta chi già si autoaiuta, nel senso che la droga, come tutte le altre cose, insomma, se tu ci sei come persona, se sei bravo comunque, con o senza droghe. Io non farei un'apologia delle droghe, ma neanche un'antiapologia, una controapologia. Shapiro, lei ha l'aria di uno, se la incontrassi così. Che mi faccio in continuazione. Che si fa in continuazione. Ma guarda, sì, è proprio, c'ha ragione. Di aria. Io mi facevo di aria quando ero molto piccolo. Non facciamo finta di essere innocentissimi, però io trovo che
il nostro ambiente. La crescita della popolarità, però, secondo me, porta alla crescita dell'insicurezza su questa linea che stai percorrendo, perché sei sempre più solo e c'è la consapevolezza che più tu diventi famoso, meno tu puoi contare veramente sugli altri. Allora lì subentra la famiglia, subentrano gli amori. Allora io capisco che in questa cosa qui Yoko Ono abbraccia John Lennon e lui dice: salvami. Questo lo capisco. Professor Donà, lei che se insomma un aiuto anche dal punto di vista filosofico. Ma direi che anche qui noi la sappiamo droga... che nell'antica Grecia le cerimonie religiose erano accompagnate. Del resto lo stesso incenso, certo, è un residuo pallido di quella roba ma lì. Ma certo, no? Ma la droga ha sempre avuto questo ruolo simbolico, diciamo così. La possibilità di varcare gli angusti confini della ragione. William Burroughs, che vive 15 anni drogato di qualunque sostanza esistente al mondo, rapporto con la droga e con l'umanità. Cioè, Norman Mailer, quando ha letto Pasto Nudo, ha detto ragionevolmente l'unica persona in America oggi a cui si può adottare il termine genio è William Burroughs. Devo dire per equilibrio che le droghe, insomma, sono anche quelle che ti rodono il cervello. Sì. No, ma questa non era un pubblicità per la droga. No, sì. Posso dire una cosa? Stava finendo, scusate, scusate. Il professor Donà stava finendo. No, stavo dicendo, chi è rischiosa, come lei diceva giustamente, no, non si può dire, e non è giusto dire, facciamoci così, ma non facciamo finta che la cosa sia da un'altra parte. Cioè, l'importante è sapere che è molto rischiosa, e quindi, come dire, non tuffarsi in questa ricerca immediata e semplice, ma sapere che il rischio fa parte della vita, ma proprio perciò va controllato e va messo, come dire, sotto un limite. Posso aggiungere che secondo me è una sola cosa, è un segno di grande insicurezza. Assolutamente, certo. E Morgan, l'ultima parola? Se una persona è brava a fare quello che fa, non ha assolutamente bisogno di nulla. Certo. Okay? Ma è vero. È vero, è vero. Dobbiamo chiudere questa cosa con un documento sulla mania dei Beatles. Ottobre 1963. I Beatles si esibiscono al London Palladium. All'uscita dal teatro, una folla di ragazzi urlanti, un boato incredibile. Il Daily Mirror esce con un titolo a caratteri cubitali: Beatles Mania. Una bomba, una follia collettiva. I Beatles non sono più uno stupido complesso pop, ma un fenomeno senza precedenti. I quattro ragazzi di Liverpool rappresentano l'onestà della classe lavoratrice di fronte all'ipocrisia della classe politica. Incarnano i valori dei giovani che vogliono vivere felici, amare, distinguersi dagli adulti. Milioni di teenagers corrono a comprare i loro dischi, i loro abiti, gli stivali, si tagliano i capelli come loro. A Londra sorge una fabbrica di parrucche alla Beatles. Anche le ragazze vestono con la giacca senza collo e gli stivaletti con il tacco. Si fabbricano milioni di gadgets, medaglioni, cinture, distintivi, bottoni. È la Swinging London, dove tutto è possibile. Una rivoluzione culturale che riguarda non solo la musica, ma anche il cinema, l'arte, la moda. I Beatles sono il modello, le loro canzoni, la colonna sonora. Il 1964 è l'anno in cui il gruppo conquista tutto il mondo. Tournée in Europa, in Estremo Oriente, in Oceania, in America. Ovunque scene di isteria. A Dallas le ammiratrici salgono sulle ali dell'aereo. A New York viene venduto il respiro dei Beatles in scatola. A Denver le lenzuola dove hanno dormito vengono tagliate a quadretti e vendute a $10 il pezzo.
i fans non sanno che i Beatles odiano esibirsi ogni sera, non sanno che per suonare devono essere addirittura spinti fuori dal camerino, non sanno che l'LSD fa ormai parte della loro